Salve a tutti, ASR Cristiano che parla. Oggi è una giornata fantastica, stupenda, perché la Roma vince e convince con un ottimo gioco, ma soprattutto guadagna punti su tutte, perché contemporaneamente alla vittoria per 3-1 della Roma, doppietta di Borja Mayoral e gol di Mkhitaryan, perdono il Napoli 2-1 con lo Spezia, perde l'Inter 2-1 con la Sampdoria, perde il Milan 3-1 con la Juventus, e allora la Roma fa un balzo in avanti verso i primi posti della classifica, trovandosi a meno 3 dall'Inter e a meno 4 dal Milan. Quindi una Roma che con una giornata recupera punti su tutti, una Roma che lo fa vincendo con le piccole, cosa per esempio che contemporaneamente non hanno fatto Napoli ed Inter addirittura, che perde 2-1 con la Sampdoria, squadra che la settimana scorsa la Roma era riuscita a sconfiggere sotto, come abbiamo visto tutti, una pioggia torrenziale. Quindi questa vittoria dà ancora di più un riconoscimento al gioco di Fonseca, no? Perché noi abbiamo visto sempre negli ultimi anni una Roma che con le squadre di medio-bassa classifica non riuscire mai, per forse un eccesso di zelo, un eccesso di sicurezza, a fare tutti i punti che avrebbe dovuto fare, punti pesantissimi alla fine del campionato. Ranieri stesso, visto che parliamo di Sampdoria, disse che la Roma non perse lo scudetto contro la Sam, ma perse perché non riuscì a conquistare punti importantissimi durante il corso del campionato. Se non ricordo male ci fu un doppio pareggio con il Livorno, se la memoria non mi inganna. Sono queste partite che a fine campionato ti danno punti importantissimi per qualificarti in Champions, per arrivare in qualificazione diretta, per vincere lo scudetto, perché 3 punti contro la Juventus sono uguali, identici a 3 punti contro lo Spezia. Quindi è importante vincere questo tipo di partite, e la Roma quest'anno sta riuscendo a farlo, arrancando contro le dirette concorrenti. Eppure ad oggi la classifica le dà comunque ragione, perché ripetiamo, 4 punti dal primo posto, 3 dal secondo, con un punto, ricordiamo, che deve essere deciso nel terzo grado di giudizio all'inizio febbraio, mi pare fine gennaio, il famoso 3-0 a tavolina con il Verona inizio campionato. Quindi una Roma che potenzialmente è proiettata anche un punto in avanti in tutta questa questione. E domenica prossima c'è Roma-Inter, una partita importantissima, che purtroppo questo sembra un copione già scritto, perché sappiamo che la Roma nel momento in cui deve fare l'affondo decisivo solitamente arranca. Speriamo questa volta che non sia così. I presupposti buoni ci sono, perché tendenzialmente domenica prossima la Roma dovrebbe avere a disposizione tutti i titolari, forse escluso Spinazzola, credo, per cui una Roma che se la può giocare sicuramente ad armi pari con un Inter che nell'ultimo periodo non sta propriamente brillando. Oltre alle situazioni di classifica, la partita che cosa ci racconta? Ci racconta una Roma che finalmente riesce a inserire nel suo gioco Borja Mayoral in modo del tutto efficiente. Abbiamo visto già dei sprazzi di questo giocatore che sembrava molto interessante, e ieri abbiamo visto una conferma definitiva che ci può stare in questo 11. Un buon giocatore, un'ottima riserva per l'Ingego. Mkhitaryan come sempre grandissimo, così come Karsdorp, ancora un'ottima partita, illuminante Villar, una Roma che domina assolutissimamente il Crotone sotto ogni punto di vista, ma i presupposti all'inizio della partita erano quelli, un divario tecnico enorme, così come una posizione di classifica sensibilmente differente, Crotone che lotta per non retrocedere, la Roma che potenzialmente potrebbe lottare per il campionato, per il titolo. Però voglio fare un plauso a questa squadra, perché solitamente realtà come quelle appunto della squadra calabrese tendono a giocare una partita in 11 dietro la linea del pallone, come abbiamo visto per esempio contro la squadra dei Ranieri, la Sampdoria, settimana scorsa. Invece il Crotone riesce a sviluppare tanto gioco offensivamente, abbiamo visto anche che è arrivato un gol da parte della squadra calabrese, ne poteva arrivare addirittura un altro se non fosse stato per una grande parata di Paul Lopez, come è comunque vero che la Roma poteva farne altri 5 se non avesse smesso di giocare, arrivata al 3-0. Però è una squadra che insiste, è una squadra che ha un modulo offensivo, raramente ho visto chiudersi a riccio, nel senso lascia sempre 3 attaccanti pronti alla ripartenza che non vanno a inseguire il pallone, lasciano giocare nella zona mediana del campo. Questo ha permesso da una parte di arrivare alla Roma sulla tre quarti offensiva in modo estremamente semplice, ma dall'altro l'ha messa contro un rischio concreto di prendere contropiede, perché i contropiedi e azioni offensive del Crotone sono arrivati. Poi gli interpreti là davanti ovviamente non hanno la qualità tecnica per finalizzare tutte le occasioni che la squadra crea, ma ci sono, stanno lì, ed è un plauso, è una cosa bella secondo me, un Crotone che se riesce
riesce magari a trovare l'inquadramento giusto, può far rendere contro le pari livello questo tipo di gioco offensivo e riuscire ad arrivare a una salvezza in Serie A. Poi io, essendo per metà calabrese, neanche mi dispiacerebbe, sinceramente. Quindi che altro dire? Speriamo bene che la Roma arrivi alla prossima partita con questa convinzione, con la convinzione che ha avuto nelle ultime gare, e speriamo che sia il momento giusto per il salto di qualità definitivo, perché vincere con l'Inter la prossima di campionato significherebbe scavalcarli in classifica, quindi arrivare al secondo posto, significherebbe mettere ancora di più pressione al Milan, che è con la squadra a mezzo servizio, l'abbiamo visto con la Juventus, sono scesi in campo moltissime riserve, manca di molti dei suoi giocatori principali, quindi speriamo in un passo falso del Milan e contestualmente una vittoria della Roma che le permetterebbe di arrivare a un punto dalla vetta che, ricordiamo, con il punto di Verona addirittura potrebbe arrivare prima in classifica a pari merito. Che altro dire? Speriamo bene. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.